32 di Basket On Air. Buonasera a Francesco Rivolti. Buonasera, ciao a tutti. In scaletta questa sera i playoff di Serie A, i playoff di A2 e anche qualche dolorosa nota che viene specialmente alla Romagna, per esempio Ravenna che sta retrocedendo. Un tifoso eccellente, un tifoso anche calciofilo, diciamo così, per quanto riguarda la F, e potrebbe essercene uno anche per quanto riguarda la V, il finale dedicato a Forlì, che in piena corsa per il playoff dei due, Rimini che ne è appena uscita. Faccio, prima di parlare di Serie A e poi per tornare sull'argomento dopo con Fabio Bazzani, faccio una rapidissima introduzione su come vedo io la situazione a Fortitudo, che poi ripeterò volentieri a Fabio. Ci sono due aspetti separatissimi: la squadra, che ha finalmente preso a marciare come si deve e che si è giovata del nesto di Banks, anche se bisogna dire che forse qualcuno proprio non spingeva l'acceleratore a tavoletta quando c'era l'allenatore precedente. La società, anche rispetto all'ultima esternazione di ieri del proprietario Gianluca Moratori, che peraltro conosco, per meglio dire conoscevo piuttosto bene, Gianluca può avere qualche ragione, ma anche ha raccontato un po' di cose, come poi è facilmente pronosticabile, pro domo sua, soprattutto il fatto che lui non possa in questo momento lasciare la barca, perché il garante dell'operazione con l'Agenzia delle Entrate è lui, quindi in ogni caso lui nel futuro della F un ruolo lo dovrà avere. Che poi lo compri Gentilini o lo compri una cordata senza Gentilini o con Gentilini aggiunto, io alla Fortitudo sinceramente lo auguro. Al momento sicuramente il riassetto tecnico è riuscito, il riassetto societario mi pare onestamente un filo più complicato e difficile da in questo momento da immaginare compiutamente. Visto che l'argomento è diciamo interessante, credo che sia stato giusto, con molta sintesi, ho cercato di non essere particolarmente prolisso, l'ho sintetizzato. Chiedo alla regia se abbiamo già il primo ospite, se no andiamo avanti noi. Non c'è ancora? Allora magari gli sollecitiamo la presenza. E caro Francesco, contrariamente a quello che ci dicevamo prima, noi abbiamo le grafiche, diciamo il riepilogo della Serie A e la Serie fra Virtus e Tortone, che corrispondono al numero 1 e 2 delle grafiche che sono state preparate dalla regia. Prego. Bravissima la regia, a cura di una grandissima coppia, dopo vi sveleremo chi c'è dall'altra parte. Coppia d'eccezione. Esattamente, per raccontare a tutti i nostri cari amici telespettatori il punto della situazione legata ai playoff. Milano, Sassari, Virtus e Tortona hanno strappato il pass per le due rispettive semifinali. L'Olimpia incontra il Banco di Sardegna, entrambe queste serie, le precedenti, sono finite 3-1, rispettivamente con Milano e con Venezia. Tortona, e tra un po' ascolteremo uno dei protagonisti, un dirigente principale della Bretton Yates, Dertona Tortona, ha superato Trento 3-1, quattro partite bellissime, decise dai dettagli, soprattutto l'ultima con Spagnolo, autore di 20 punti, che ha sbagliato i due tiri liberi finali. È un ragazzo classe 2003 che sicuramente farà parte dell'Italia del futuro, è un ragazzo che a fine partita ha espresso, diciamo, il suo dispiacere attraverso un pianto che lo rende comunque umano, un giocatore che è veramente stellare, lui che è di proprietà del Real Madrid. E poi arriviamo alla Virtus, tua tanto amato Segafredo, che è l'unica squadra che ha archiviato la serie battendo 3-0, un happy casa Brindisi che ha cercato in tutti i modi di difendere, di ripartire in contropiede. Per tre partite di fila la Virtus ha scavagliato quota 100 punti, ringraziando sempre la regia. Qua ci sono, restiamo sempre con la grafica, i prossimi appuntamenti della Segafredo, che appunto incontrerà la Dertona Basket. Si parte domenica alle 19:30 alla Segafredo Arena, sempre in fiera alle 21 gara 2, gara 3 a Casal Monferrato il 2 giugno, poi eventualmente gara 4 in casa dei piemontesi e, se ce ne sarà bisogno, gara 5 in casa di Bologna. La Virtus che comunque si sta preparando, e credo, così ne approfitto anche per parlare velocemente dei bianconeri, tu che hai parlato della mia tanto amata Fortitudo, secondo me Scariolo non cambierà, non farà turnover, resterà sempre con i 12, quindi sì. Wims, Lundberg e Baco credo che restano ancora in tribuna, a meno che non siano problemi dell'ultimo secondo. La novità tecnica, direi anche realizzativa, più interessante ai playoff è stato proprio Jordan Mickey, che avete visto correttamente fissato come un protagonista di questi playoff nella grafica, assieme al sempiterno e
straordinario Miro Stojadovic. Ma io voglio ridare, perché è già stato nostro ospite, ma torna, penso e spero volentieri, a trovarci un collega e un amico, è un collega prima che un dirigente di pallacanestro, un giornalista, diciamo, che ha il tesserino come Francesco e come il sottoscritto, si chiama Ferenc Bartocci ed è il general manager della Bertramiot di Tortona, a cui vogliamo ridare un ben ritrovato caloroso e fargli un in bocca al lupo, chiaramente per la prossima stagione. Sto scherzando. Ci sei, Ferenc? Buonasera, buonasera. Buonasera Alberto, buonasera. Senti, Francesco. Posso partire subito con l'acceleratore a tavoletta, perché prima di commentare la serie con Trento e la partenza della serie con Virtus, devo segnalarti, ma l'avrai già visto in rassegna stampa, che stamattina a Stadio, a firma Luca Moleo, racconta di un interesse bianconero nei confronti del tuo Marco Ramondino, il quale ha un contratto, se non ho un gatto con me. Il gatto non vuole che parliamo di un interesse della Virtus rispetto al tuo coach. Il gatto è chiaramente gatto non nero, che gatto nero tortonese. No, no, è bianconero. Ah, bianco è perfetto, sia per la Virtus che per Tortona. È assolutamente perfetto. Ferenc, se l'hai preparata, l'hai preparata alla perfezione. No, ti dico, se hai letto ovviamente il pezzo del collega, che è anche un nostro amico, se hai qualche commento da fare, partendo dal presupposto che credo, perché l'ha raccontato Marco ai nostri microfoni, ma l'avevi detto anche tu, che stavate definendo aspetti di rinnovo, che credo siano già stati eseguiti, o comunque che ci sia un contratto. Si sia già rinnovato. Sì. Sì, diciamo con il coach, sì, anche con l'altro ospite che avevo avuto in trasmissione, Severini, quindi sì, diciamo sì, che chi viene in trasmissione con anche voi... Anche Leo Grande abbiamo avuto, non dimentichiamocelo, anche perché evidenzio sempre che io giocavo con lui una vita fa, perché... No, Candy ha detto una balla pazzesca, fortuna, perché ha detto che... ti ha disconosciuto. No, ha detto che era fastidioso. O fastidioso, una cosa del genere. Vabbè, insomma... Che bugiardo, Leo ha ancora 2 anni di contratto, esatto, con noi, anche lui è un italiano su cui puntiamo molto... A noi fa molto piacere questo. Con un triennale. Diciamo che sì, l'occhio è al futuro, ma adesso assolutamente al presente, perché questa nuova avventura in semifinale ci riempie di orgoglio e quindi concentrati su quello, le manovre di mercato e di conferma. Ovviamente abbiamo una società, il nostro presidente Marco Picchi, che è sempre davvero in agguato su qualsiasi situazione, mm-hmm, e si può vedere anche da quello che è il nostro roster con oggi. In tribuna abbiamo 3 giocatori, uno è infortunato così, ma certo, abbiamo altri 2 stranieri che sono sempre pronti ad entrare, quindi diciamo cerchiamo di non lasciare nulla al caso, con tutto il rispetto ovviamente di delle corazzate del campionato Milano e Bologna. Senti, per completare il discorso comunque sul coach, non esiste nessun escape contrattuale, cioè Marco Ramondino è e sarà un coach di Tortona, questo lo possiamo affermare senza dubbio, diciamo. Sì. Abbiamo rinnovato fino al 2027, quindi andiamo avanti così. Stiamo studiando anche per il futuro alcune regole di ingaggio, okay, da mettere sul tavolo dal precampionato anche all'organizzazione, quindi assolutamente sì. Lui ha raccontato, quando ci è venuto a trovare, appunto collegato come te, Ferenc, che l'Eurolega lui l'ha vista soltanto in televisione, una volta o due da spettatore al forum. L'ha raccontato anche in modo divertente, perché Ramondino appare forse magari come uno un po' messiniano, no? nelle sue movenze. In realtà credo che sia un ragazzo anche ironico, confermaci che è così. Assolutamente, una delle qualità di Marco è quello di saper sdrammatizzare le situazioni, certo, immediatamente, quindi davvero una persona eccezionale. Come sapete lo conosco da tantissimo tempo, certo, abbiamo lavorato insieme anche in un'altra situazione, quindi è una persona che avrà un grande futuro, davvero. Assolutamente. Spero con Tortona, ma anche in palcoscenici magari più prestigiosi. Certo. No, ma, e poi il discorso adesso giustamente lo mettiamo da parte, perché c'è una semifinale che incombe. Senti, raccontaci il quarto. È stato un po' più battagliato di quello che vi aspettavate, oppure la temevi Trento? Perché Trento in sostanza ha perso sempre abbastanza di stretta misura, quasi sempre. Diciamo che abbiamo giocato 7 volte contro Trento quest'anno, sì, 2 in campionato, 1 in Coppa Italia e poi le 4 di playoff. Se guardate la differenza canestri, +2 per Tortona dopo 4 partite, significa davvero che è stata una serie super equilibrata. Gara 4, il fattore campo di Trento si stava facendo sentire, poi alla fine i 2 errori di Spagnolo. Io
Sto pensando a questo, l'orgoglio per Tortona di restare, tra virgolette, per sempre nella memoria di un grande campione come è Spagnolo, lo è adesso, lo sarà anche in futuro, e pensare che magari quando tirerà i tiri liberi in una finale di Eurolega o magari in scenari ancora più importanti avrà l'esperienza di questo quarto di finale in testa e quindi ecco, gli auguro davvero tantissima fortuna perché è un campione, un grande giocatore e purtroppo capitano quando è giovane, giusto, magari ogni tanto anche sbagliare. È andata bene a noi, comunque complimenti a lui e complimenti a una Trento super organizzata, 10 giocatori, 6 italiani in campo, 6 nel roster. Complimenti davvero alla società del presidente Longhi e di tutti i dirigenti perché hanno fatto una grandissima stagione e penso che meritino l'MVP come società per organizzazione e anche staff tecnico e di atleti. Ecco. Trento è una capitale dello sport italiano, voglio ricordare che nella pallavolo hanno vinto lo scudetto la settimana scorsa Sì, e che nel basket esatto. sono arrivati comunque meritatamente ai quarti finale. Abbiamo avuto le Remoline recentemente, che peraltro abbiamo conosciuto bene quando era qua vice di Ettore Messina, ed è stato anche lui un ospite per noi assolutamente gradito. Ti volevo chiedere, prima di lasciarti un attimo nelle sapienti mani di Francesco, e magari mandando qualche immagine alla regia le ha codificate col numero 3. Se hai già preventivato se farai le coppe e quali coppe farai, anche rispetto magari a qualche offerta o richiesta che vi è arrivata o a qualche obbligo a cui c'è da ottemperare, chiaramente. Ma diciamo che con il passaggio in semifinale anche di Sassari abbiamo conquistato la matematica certezza della BCL e con la FIBA stiamo definendo un accordo per magari una licenza di più anni e sicuramente affronteremo questa competizione la prossima stagione. Giocheremo ancora a Casale, abbiamo già messo in piedi tutti gli interventi appena finirà la stagione per sistemare il parquet e adeguarlo alle competizioni europee e quindi sicuramente il prossimo anno Dertona sarà in Europa. Ecco. Dovete allungare un po' il roster. Ma in questo momento l'abbiamo già bello lungo, diciamo che siamo abituati a queste esigenze, sappiamo che giocare in Europa comporterà dei sacrifici in più per tutti quanti, per l'organizzazione, non potendo giocare in casa, quindi facendo il doppio delle trasferte anche paradossalmente quando giochiamo tra le mura amiche, e dovremo essere bravi e sereni a capire come vanno le cose nelle due competizioni e riuscire a non far drammi, ma portare avanti quella che è stata sempre la nostra forza di ragionare con estrema serenità anche dopo delle sconfitte. Francesco, hai qualcosa da chiedere al nostro ospite? Certamente sì, facciamo un gioco. Se avessi la possibilità di togliere un giocatore alla Virtus, quale sarebbe? Ma Belinelli, diciamo così. Sai che pensavo esattamente a Marco anch'io, ma per una semplicissima ragione, perché io non ho memoria, ho quasi 66 anni, come è abbastanza noto perché lo racconto spesso, e guardo basket da quando ne avevo 8-9, non ho a memoria un sesto uomo così determinante, tanto in Europa al più alto livello, anche se la Virtus non ha finito fra le primissime posizioni, era difficile non avendo un lungo, diciamo, fisicamente pari a quello degli avversari forti. Comunque non Ma ricordo un lui è sesto, un... Scusa. dimmi, un sesto uomo così pregnante come è stato Marco in questa stagione, alla sua età, e così continuo nelle prestazioni ad altissimo livello. È veramente, è stata una roba pazzesca. Quindi avrei detto anche io Marco Bellinelli, assolutamente. No, dico lui anche perché poi ha dimostrato contro di noi una grande freddezza e lucidità, è stato sempre il fattore che nelle partite punto a punto ha messo poi il puntino verso la propria squadra, quindi lui sicuramente, anche se poi il roster di Scariolo è davvero incredibile, quindi resta difficile toglierne uno, però Belinelli resta un grandissimo campione. Io l'ho visto per la prima volta dal vivo giocare, ero Fabriano, direttore sportivo, un interzona under 18 Acqua Sparta, lui era leader della Fortitudo e
e già ci fece un male che tremendo quella volta. Lui Guarda, giocava già in Eurolega gli a manderemo questa 18 anni. spezzone di intervista e gli farà, penso, un sacco piacere, perché quello è stato uno dei primi Sì. momenti in cui lui è salito a un certo tipo di ribalta, no? Quindi. No, sicuramente fu un onore vederlo già da giovane giocare così, e felicissimo per la carriera che ha fatto. E, ecco, adesso ci sono queste partite contro di noi. Vabbè, vinca il migliore, però è sempre un piacere vederlo in campo. Anche voi avete Vai. tantissimi giocatori, perdonami No, no, Alberto, uno vai, vai. di questi è semmai Criston. Raccontaci Mica male. qualcosa Ah, di dico più che noi buono. non sappiamo, Sì. magari qualche piccolo aneddoto, com'è anche fuori dal campo. Ah, è un ragazzo abbastanza solitario, diciamo così. Diciamo che è una persona che pensa molto alla pallacanestro, questo ci fa piacere, che lega anche molto con giocatori giovani, tipo Filoni, con cui condividono la passione per la televisione, le serie TV. Ragazzo tranquillo, è sicuramente un grande campione, riesce a fare dei canestri incredibili. È uno che sprona sempre i compagni a dare il massimo e dare il meglio di se stessi. Un positivo sicuramente. E nei momenti in cui c'è stato bisogno di lui, devo dire che ha stretto i denti e ha giocato anche con qualche problemino fisico. Quindi davvero un grande campione che vorremmo vedere con noi anche in futuro. Non è facile perché la concorrenza è altissima, però in Certo. questo momento lui è molto concentrato su Tortona e questo ci fa piacere. Sarà un bel duello anche con Cordinier. Assolutamente, la fisicità di entrambi. Assolutamente sì. Io Assolutamente sì. credo che effettivamente i bei duelli ce ne saranno diversi, perché Tortona, e non è un omaggio così ruffiano al nostro ospite, è veramente una bellissima squadra. A questo proposito, una considerazione, un quesito. Il quesito è se secondo te, da parte di Marco Ramondino e di Sergio Scariolo, si vedrà un po' di zona tattica in una delle partite, cosa che adesso si vede poco, però potrebbe succedere. E la seconda, se vi siete resi conto, ma penso che Marco e i suoi assistenti l'abbiano studiata bene, la situazione che Jordan Mickey non è il Mickey che avete con cui avete giocato magari le altre partite, ma è diventato un protagonista in questi ultimi mese e È mezzo, diventato due. quello che si aspettava Esatto, è diventato quando quello che ci attendevamo che fosse è quando arrivato in lo Virtus, sì. assolutamente. Guarda, anche Michi contro Daum, perché Daum anche sta avendo un ritorno Vero. importante, quindi sarà un altro dei duelli bellissimi di questa sfida entusiasmante. Alla domanda sugli aspetti tecnici, dopo Trento abbiamo dato 2 giorni di riposo, domani ti torno in Ti palestra, quindi poi mi devi richiamare, diciamo. ritelefonerò, come lo sai, con grandissimo piacere, veramente. Senti, che cosa manca alla compiutezza del progetto Tortona? Beh, il vostro impianto, d'accordo, ci hai appena detto che resterete ancora in trasferta un anno, poi presumo che qualcosa possa anche nascere. Che cosa manca perché diventiate a tutto tondo, cioè anche con risultati più importanti, con partecipazioni internazionali più solide? Una realtà di primissimo, siete già una realtà di primo livello, ma di primissimo livello del nostro basket. Un po' di Ma soldi sicuramente magari, ma forse quelli li avete. l'ambizione della nostra proprietà, del dottor Beniamino Gavio, è quella di vincere qualcosa nel mondo del basket, Certo. quindi non poniamoci limiti. Stiamo facendo i passi giusti, la creazione di una società dietro le quinte sempre più strutturata e importante. E credo che non ci manchi nulla per poter diventare un'eccellenza di questo sport in Italia. È chiaro che ci vuole del tempo, il palazzetto non è secondario perché il ritorno a giocare a Tortona sarà Certo. fondamentale sicuramente per tutta l'organizzazione. Fondamentalmente è un'opportunità che stiamo coltivando di stagione in stagione con i giusti passi. Gli investimenti ovviamente crescono di anno in anno, abbiamo fortunatamente una proprietà importante che però misura tutti i passi con il Con tempo, attenzione. quindi andiamo sì, di pari passo con quello che è la crescita del Tortona. Volevamo ripeterci rispetto alla scorsa stagione, siamo Così. Esatto. arrivati terzi in campionato, l'anno scorso quarti,
adesso i playoff, confermarci sarebbe bello, diciamo. Io credo che veramente fuori dai lazzi e dai frizzi che possiamo sempre mettere nelle cose che raccontiamo e dalla passione su una squadra che ognuno di noi può avere, credo che veramente meritiate il meglio, perché questa è la realtà che in qualche modo fa rivivere le Cantù che vincono a livello internazionale quando eravamo tutti più giovani, o altre squadre, diciamo, di provincia, di periferia, che però portano in alto il nome della pallacanestro italiana. Adesso ci vuole ovviamente una bella solidità da parte della proprietà, ma anche qualche manager capace. C'erano una volta, mi riferisco alla famiglia Lievi, appunto, per esempio, Lello Morbelli, che hanno reso grande quella Cantù, ma lo stesso palmarès ora può toccare anche a Tortona, perché state veramente facendo un gran lavoro, questo mi sembra che si possa proprio dire. Grazie, speriamo che di continuare su questa scia, diciamo, ecco. Francesco. Una domanda proprio all'ultimo secondo. Ti aspettavi che Sassari liquidasse così forse facilmente Venezia dall'altra parte del Giusta domanda, tabellone? giusto quesito. Ma devo dire che Sassari quest'anno è stata la nostra bestia nera. Abbiamo perso con loro la semifinale di Supercoppa, in campionato due volte, hanno vinto da noi, noi abbiamo perso da Quindi è loro. un bene che se E è stato. eventualmente succederà, vi ritrovate poi in finale, ecco, non dovete Ma scontrarvi in magari perdere la semifinale finale con adesso. Sassari firmerei adesso, in questo momento. Diciamo, ecco. Scherzo, ce l'andremo a Guarda, giocare con tutto ovviamente. l'affetto per Piero Bucchi, però verremo a Tortona a sostenere, andare a Sassari è un po' più scomodo, Io li seguo da questo qualche anno quelli di Tortona, quindi a sicuramente. me farebbe Però piacere, dai, in qualche modo. devo dire che Sassari ha questa continuità di roster, di organizzazione, il presidente Sartara è davvero eccezionale in questo. L'ambiente poi di Sassari è davvero incredibile, un catino. Venezia forse ha pagato un po' di stanchezza alla fine, però credo che Sassari nelle quattro partite, anche in gara 1, abbia dimostrato di poter superare la serie più di Venezia, ecco, sicuramente. Ferenc, grazie davvero di tutto. Ci vedremo nelle partite alla Segafredo Arena. Ci saluteremo con Volentieri. affetto. Veramente un in bocca al lupo di cuore, specialmente per la Champions League della prossima No, stagione. vi ringrazio. Lasciatemi solo fare un pensiero Certo. a tutte le persone Grazie. dell'Emilia-Romagna Grazie. e anche delle mie Marche del Nord, diciamo così, perché in Sì, è vero. momenti tremendi cerchiamo di stare vicini a tutti e speriamo questa sfida playoff possa essere anche un motivo per. Ecco, un'ora e mezza di relax, Dopo nonostante la parleremo con situazione Forlì tremenda. e con un nostro collega che ci racconta della serie conchiusi in A2, sentiremo anche le notizie sulla città, diciamo che l'alluvione si sta un po' asciugando, le ferite da rimarginare saranno molto pesanti. Ti segnalo solo che è comparso, mi pare, sul campo di Cremona, parlo un attimo di calcio, un bellissimo striscione che non metteva Emilia Romagna col solito trattino, ma scriveva Emilia e Romagna. Perché delle volte sai che le nostre mezze regioni sono un po' in competizione fra di loro, no? E invece in questo Certo. caso dalla tifoseria, in quel momento di calcio, ci arriva un bel esempio per rendere ancora più vicine le due zone. E approfitto per dire che a tutte le persone che ci stanno seguendo che il litorale dell'Emilia-Romagna, dal Ferrarese fino a Cattolica, il litorale delle Marche da Gavice fino a San Benedetto, sono dei bellissimi posti per farci vacanza. E se ci andiamo, se frequentiamo questi posti, portiamo anche un aiuto alle popolazioni in cui magari i posti di lavoro si rischiano di perdere. Quindi il tuo appello deve trovare una concretezza anche da parte delle persone che si stanno seguendo magari in giro per l'Italia. È proprio una cosa che mi sembra Certo, sottoscrivere. Grazie, grazie sicuramente. Ferenz. Un abbraccio a Abbraccio. tutti. Grazie, un Ciao, ci abbraccio. vediamo. Molto Buon bene. basket. Buon basket anche a te. Allora, caro Francesco, se vuoi, considerato che tu hai, come dire, propugnato la chiacchiera con il nostro secondo ospite, te la lascio presentare volentieri, perché è un ragazzo giovane, perché è un ragazzo che tu conosci meglio di me e io a questo punto mi metto volentieri in posizione un po' più defilata, mi metto in panchina, pronto a fare domande a questo nostro ospite, perché merita tutta la nostra stima, tra l'altro un giovane italiano che è stato in qualche modo nel mire
dell'EFE potrebbe entrare nelle mire della V, ma sei appunto tu che lo devi presentare. Si tratta di Riccardo Rossato, quindi noi lo abbracciamo virtualmente, gli diamo il benvenuto qui su Icaro TV, in modo particolare a Basket On Air. Classe 1996, è stata una piacevole sorpresa quest'anno in Serie A, autore quasi 10 punti di media nelle 29 partite che ha fatto, quindi possiamo metterlo anche in onda e dialogare con lui della nostra passione, ovvero della pallacanestro, proprio Givova Scafati di nome di fatto. Anche se la stagione tua è già finita, però giustamente rappresenti in nostra compagnia i tuoi bellissimi colori. Ciao Riccardo, grazie di essere con noi. No, grazie, ciao a tutti e grazie. Buonasera a te Riccardo, anche da parte mia. Vai pure Francesco. Partiamo subito, descrivici la tua bella stagione, capitano tra le altre cose della squadra campana che si è salvata anche grazie a Logan, ma non solo. Adesso te la parola, se ci fa un po' la fotografia del tuo campionato e di quello di Scafati. Sì, diciamo che abbiamo cominciato il campionato pensando solo ed esclusivamente a salvarci, ecco. E poi c'è stato un periodo poco prima della fine del girone di andata, pensavamo insomma che con due vittorie saremmo stati addirittura dentro le final eight, quindi insomma il pensiero di squadra era quello di provare a cercare di raggiungere i playoff in tutti i modi, ma comunque di raggiungere una salvezza tranquilla. E poi c'è stato un periodo difficile in cui le vittorie non arrivavano e ci siamo giocati poi insomma tutto nelle prime partite, ma siamo riusciti a conquistarci una salvezza veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Approfitto per segnalare alla regia che noi abbiamo delle immagini. Sì, perché Rossato nella sua bellissima stagione spesso e volentieri è stato eletto anche MVP di giornata e quindi possono partire le immagini che descrivono anche i canestri. Numero 4? Esattamente sì, top performance. Però un ringraziamento particolare, penso che tutti i tifosi Scafati debbano farlo, all'allenatore che è arrivato negli ultimi mesi, si tratta di Pino Sacripanti, e comunque è riuscito a compiere un piccolo miracolo. Io lo definisco così, correggimi se sbaglio. No, assolutamente. Diciamo che appena è arrivato Pino mancavano ancora, penso, 9-10 partite. Quindi lì per lì eravamo ancora abbastanza fiduciosi noi e pensavamo che l'obiettivo salvezza fosse tranquillamente alla portata. E poi andando avanti ci siamo resi conto di quanto fosse difficile, ecco, questo obiettivo che ci eravamo prefissati e abbiamo concluso con un vero e proprio miracolo. E ti segnalo Riccardo che un ospite che avevamo con noi, che è il nostro amico Luca Corbelli, che adesso lavora nel femminile ma ha lavorato in Fortitudo per diversi anni, ha definito Sacripanti coach of the year in buona sostanza proprio martedì scorso, perché vi ha ripescato in una situazione di una certa difficoltà e ha fatto con del buon materiale, ma non con del materiale diciamo paragonabile alle grandi squadre, un lavoro egregio. Aver puntato su Logan è una grande carta, ma penso che fra i giocatori su cui ha puntato ci sei anche tu, perché insomma, abbiamo visto che tiri male, ecco, abbiamo visto un po' di cose, tiri abbastanza male. Sì, siamo stati fortunati, anche io personalmente sono stato molto fortunato a trovare nel mio cammino uno come Pino, perché mi ha dato insomma tanta fiducia, mi ha dato libertà e quindi con questa fiducia poi sono riuscito a esprimermi anche meglio, ecco. E quindi sono stato veramente fortunato, Pino ha fatto un lavoro incredibile, però penso, ecco, che quando ha accettato quello che ho sempre pensato io, quando per far venire un allenatore che si trova insomma negli Stati Uniti di un curriculum del genere, vuol dire che comunque credeva nella squadra e sapeva che il risultato si poteva raggiungere, ecco. Quindi questo è quello che ci ha dato sempre tanta fiducia in Pino, e poi lui ce l'ha trasmessa a noi, ecco. Tu di dove sei? Sei veneto o dalla parlata? Direi? Io sono di dove? Di Mestre. Ah, di Mestre, ok. Beh, piazza assolutamente con tradizioni cestistiche, proprio Mestre. C'è una tradizione, al di là di quella di Venezia, c'è una tradizione precisa. E come hai cominciato e dove? Ci racconti un po' di te stesso. Sì, io ho cominciato nel Pino, che è una piccola società che ha sempre fatto, insomma, fermava le giovanili. E poi all'età di 15 anni ho deciso di andare a casa al Pusterlengo, quella che adesso è
Piacenza, e insomma lì mi hanno fatto crescere, e poi non trovando tanto spazio nelle prime squadre di Piacenza, ho deciso di andare a Reggio Calabria a fare metà stagione, dove Si abbiamo gioca fatto i ancora al playout. Pentimele? Si giocava sempre al Pentimele, sì, Conosco l'impianto. e poi da playout, un'altra stagione a Reggio Calabria, insomma quella della famosa penalizzazione dei 34 punti, che avevamo fatto un bel campionato, ma siamo retrocessi con la squadra, Fine questo. e poi nei 2 anni è stato a Scafati, ecco. Molto bene. Contratto, prospettive. Permanenza, cambi, come sei messo in buona sostanza? Sì, guarda, non ho idea, mi sto concentrando tanto a vedere tutte le partite di playoff, ora un po' in stand-by, penso che almeno adesso il mercato penso sia ancora fermo, magari si muovono solo le big, come può essere, non so, una Milano, Bologna, quello che penso, quindi non ho ancora idea, insomma, per me è ancora presto, ecco. Chi vince lo scudetto, Vai. Ricky? Hai detto che guardi i Ma io playoff, penso. una tua impressione, visto che poi tu sei stato uno dei protagonisti, hai sfidato sia Milano che la Virtus, che a parere nostro sono quelle più Beh, candidate a vincere il certo. tricolore. Assolutamente. Io penso che Milano è quella che ho visto un po' più solida, ecco, in questi termini. Però devo dire che i colpi di talento della Virtus, insomma, non li ho visti neanche a Milano. C'è alcune giocate di vari Teodosic, Bellinelli, Hackett. Non ho visto quel talento in altri, insomma, elementi. Però devo dire che una Sassari che è in gran fiducia, gioca un bellissimo basket, può dar filo da torcere, e anche una Tortona può sicuramente dar filo da torcere. Posso, te ne devo dire una, penso che dico Milano, ecco. Potevi dire, Francesco? No, perché Alberto, che mi ha lasciato un attimo la conduzione, però ha premesso un concetto, che in questi ultimi mesi la Fortitudo, da quello che abbiamo letto qua a Bologna, ha bussato alla porta di Riccardo Rossato. È vero oppure si è trattato solo di fantamercato? Penso fosse solo fantamercato, perché noi siamo concentrati sulla salvezza. E poi abbiamo vissuto un paio di giorni, noi personalmente a Scafati, dopo la nostra vittoria con Verona e la sconfitta di Varese a Venezia, pensavamo di essere salvi, però dopo un paio di giorni hanno ridato i punti a Varese e ci Certo. siamo ritrovati di nuovo a giocarci tutto, quindi cioè, siamo sempre stati là sul pezzo. Ecco, io non... avevo letto anch'io qualche articolo di Bologna che parlava di me. Mettiamola così, non sei stato preso perché costi troppo, essendo uno che tira bene, costi tanto. No, ti piacerebbe, diciamo, scalare qualche ruolo anche in termini di qualità di squadre o... Se c'è la possibilità di restare a Scafati, ci resti volentieri perché ti sei evidentemente trovato bene. No, allora, sicuramente parto dicendo che c'è Scafati perché fosse casa mia adesso, e so che punterà a fare un campionato, insomma, per i playoff, ecco, farà sicuramente meglio di quest'anno. Io sto veramente bene a Scafati, però insomma penso che non si possa mai sapere, ecco, cosa riserva il destino. Quindi sai, se dovesse arrivare qualche chiamata da qualche squadra che non lo so, che magari gioca le coppe, così poi sarà una valutazione che farò più avanti, però al momento non ho idea, ecco. Promettici che quando verrai chiamato la prima ospitata televisiva la fai con me. Io penso che sia un accordo che possiamo prendere. Tanto qui è tutto gratis, qui non abbiamo un euro per gli ospiti, purtroppo. Al massimo se ci venissi un giorno a trovare in studio c'è una Coca-Cola, quella volentieri la possiamo offrire. Se un domani viene a giocare a Bologna, che sia Virtus o la Fortitudo, sai che un posto Siamo tra noi comodi, tre sì. c'è per te. Siamo assolutamente comodi. Perfetto. Tra noi due, poi tre, te saresti il Certo, terzo, voilà. certo. Va bene Riccardo, Grazie. buona serata e buona estate e proseguo del campionato. Insomma, noi contiamo di essere qui anche Grazie. nella prossima stagione, ci saremo fino a giugno, ovviamente. Grazie mille intanto. Grazie. A presto. Molto bene. Allora, mi chiedevano dalla regia prima, giustamente, quando pensiamo di mandare la prima pausa pubblicitaria, credo che sia arrivato il momento, anche perché dopo ci sarà un illustre uomo di calcio che essendo un noto tifoso e competente di basket, si parlerà di pallacanestro. Prego, regia.
Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi. Noi di Romagna Montascale siamo specializzati in installazione, manutenzione, riparazione e consulenza tecnica su servoscale a poltrona e pedana. Romagna Montascale è anche noleggio di ausili di qualsiasi genere. Un servizio dove il cliente è al centro, al quale rivolgere la nostra esperienza per rispondere ad ogni domanda e necessità. Un ampio catalogo di prodotti affidabili. Romagna Montascale, per una vita senza barriere. Residenza per anziani Qui si sana Rimini. Situata in piena Marina Centro di Rimini, a soli 100 metri dal mare, risponde alle più diverse esigenze per anziani autosufficienti e non. L'assistenza sanitaria e fisioterapica è garantita dal medico di struttura e da un'equipa specializzata. Un ambiente accogliente dove la professionalità del personale si sposa con la cura dell'anziano. Cucina particolarmente curata e attività ricreative. Confortevoli camere singole o doppie con aria climatizzata e TV. La struttura può ospitare per ricoveri di breve o lunga durata, facilmente raggiungibile in automobile e con mezzi pubblici. Residenza per anziani Qui si sana Rimini, la risposta giusta a tutte le esigenze degli anziani. Spingiti ancora più in alto, sollevati con Locatop. Prova il noleggio sicuro, comodo e protetto da assicurazione casco. Locatop, mezzi per tutti i tipi di lavoro in quota, piattaforme, sollevatori, autogru e muletti a prezzi competitivi, con assistenza tecnica direttamente in cantiere. Locatop, 19 punti noleggio in Emilia Romagna. Scopri la filiale più vicina a te su www.locatop.it. Il Mollificio GR di San Giovanni in Persiceto produce dal 1980 molle a compressione, trazione, torsione e nastro, marcature e taglio laser. GR mette a disposizione la propria esperienza e consulenza e si trova a San Giovanni in Persiceto, via 177. Basket on air, in attesa del collegamento con il prossimo ospite, abbiamo pronte le grafiche 7, 8, 9 che riguardano i tabelloni di A2, dove alcuni verdetti sono già arrivati e dove comunque la Fortitudo sta indiscutibilmente avendo un buonissimo momento. Forse Banks, il famoso, mi avvicino a quel linguaggio calcistico che spero proprio di poter toccare fra poco il nostro ospite. Banks è quello che potrebbe essere Biscia nel Bologna, cioè il famoso equilibratore. A sorpresa può essere definito l'Ebischer del Bologna. Esatto. Anche perché tra qualche istante toccheremo le sue cifre, sì, nelle tre partite che fin qui ha disputato dal suo ritorno con la casacca della Flat Service. Certamente il suo talento è davanti agli occhi di tutti, però questa è la situazione legata al tabellone oro per quello che concerne la Serie 2 Old World West. Cremona ha superato Agrigento 3-0 e quindi non è presente in questa grafica della LNP. La situazione più bella è quella tra Cividale e Udine, il derby 2-2, e nella serata di giovedì ci sarà gara 5 in casa della APU Old World West. Per quello che concerne Forlì, e tra una ventina di minuti ascolteremo un collega che tratta dell'Unieuro, siamo sul 2-0 con Lumana San Giobbe chiusi. Per quello che concerne invece la Fortitudo, abbiamo detto domani c'è gara 4, l'EF può chiudere i conti con la Tramec 100, Paladua e Paradozza alle 20.30. Ci spostiamo però al tabellone argento, perché la situazione qua è già definita. Triviglio infatti ha battuto Rimini 3-1, con lo stesso risultato Torino ha superato Milano, con lo stesso risultato Pistoia ha battuto la Segeco Piacenza e con lo stesso risultato Cantù ha superato il turno con Nardò. Gli accoppiamenti sono facilmente intuibili da questa grafica: Treviglio-Torino e Pistoia-Cantù. Poi, in attesa del nostro prossimo ospite, nostro amico tifoso della mia tanto amata Fortitudo, vero Fabio Bazzani, direi di fare anche un punto di situazione per quello che concerne il girone salvezza.
dovrebbe essere sempre la grafica dopo, esattamente. Bravo. Sì, grazie regia, perché sappiamo che Stella Azzurra Roma e Juve Cremona sono già certe di restare prossimo anno in Serie 2, quindi hanno già finito il loro campionato. C'è però da scoprire chi, purtroppo, insieme a Ravenna, andrà direttamente, senza passare dai playout, in Serie B. Manca la partita tra Ravenna e Stella Azzurra Roma, che si giocherà il 25 di maggio, partita spostata a causa purtroppo dal maltempo, a causa purtroppo dell'alluvione, che si giocherà in quel di Cesena. Se vince Ravenna in Serie B, va direttamente la 9 più Monferrato Basket. Qualora dovesse vincere invece la Stella Azzurra Roma, sarà la Chinergia Rieti a salutare il campionato cadetto senza passare dai playout. Quindi sostanzialmente, se c'è quest'ultima ipotesi, Chieti deve sfidare Casale e Mantova invece sfiderà San Severo. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, però io faccio un grandissimo in bocca al lupo a Giorgio Valle, che è tornato la settimana scorsa in quel di Mantova per cercare di salvare la staff. Direi che la prima partita dal suo ritorno in panchina, lui che ha iniziato la stagione proprio con la casacca lombarda, è andata abbastanza bene, 77-62. Adesso ti do parola a te, perché cerco di parlare con Fabio Bazzani, che mi ha detto che ha qualche problema nel collegarsi. Allora, guarda, io credo anche che se la regia vuole, noi possiamo prendere tempo adesso piuttosto che non prenderlo dopo l'intervento, se riusciamo a metterlo in pista, di Fabio, per riandare con una pausa pubblicitaria. Sì. No, 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 è chiaro, però per evitare che io mi metta a cantare una canzone, non sarebbe, ritengo, graditissimo al nostro pubblico, noi andiamo ancora in pausa. Prego regia quando vuole. Arriviamo. Questo è bello della diretta, ragazzi. A questo punto sono costretto a cantare una o il brutto per quello no, che sì, riguarda sì. Te. Io posso eventualmente interpretare My Way. Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni. Dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi. Prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%. Perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi. Noi di Romagna Montascale siamo specializzati in installazione, manutenzione, riparazione e consulenza tecnica su servoscale a poltrona e pedana. Romagna Montascale è anche noleggio di ausili di qualsiasi genere. Un servizio dove il cliente è al centro, al quale rivolgere la nostra esperienza per rispondere ad ogni domanda e necessità. Un ampio catalogo di prodotti affidabili. Romagna Montascale, per una vita senza barriere. Residenza per anziani Qui si sana Rimini. Situata in piena Marina Centro di Rimini, a soli 100 metri dal mare, risponde alle più diverse esigenze per anziani autosufficienti e non. L'assistenza sanitaria e fisioterapica è garantita dal medico di struttura e da un'equipe specializzata. Un ambiente accogliente dove la professionalità del personale si sposa con la cura dell'anziano. Cucina particolarmente curata e attività ricreative. Confortevoli camere singole o doppie con aria climatizzata e TV. La struttura può ospitare per ricoveri di breve o lunga durata, facilmente raggiungibile in automobile e con mezzi pubblici. Residenza per anziani Qui si sana Rimini, la risposta giusta a tutte le esigenze degli anziani. Spingiti ancora più in alto, sollevati con Locatop. Prova il noleggio sicuro, comodo e protetto da assicurazione casco. Locatop, mezzi per tutti i tipi di lavoro in quota, piattaforme, sollevatori, autogru e muletti a prezzi competitivi, con assistenza tecnica direttamente in cantiere. Locatop, 19 punti noleggio in Emilia Romagna. Scopri la filiale più vicina a te su www.locatop.it. Il mollificio GR di San Giovanni in Persiceto produce dal 1980 molle a compressione, trazione, torsione e nastro, marcature e taglio laser. GR mette a disposizione la propria esperienza e consulenza e si trova a San Giovanni in Persiceto, via 177. Poter ripristinare i collegamenti, che a questo punto prevedo che siano più quelli romagnoli che non quelli diciamo
Emiliani, ho scritto al collega che si occupa di Forlì di collegarsi in questo momento. Torniamo per un attimo al tema della Serie A. Abbiamo qualche immagine di stampo virtussino, Francesco? Certamente sì, parlo con la regia. L'ultimo che abbiamo messo, diciamo, in scaletta è il video di gara 3 tra Epi Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna, dove i bianconeri hanno, e sono l'unica squadra ad averlo fatto, chiusi i conti nelle prime tre sfide. Direi che la banda di coach Scariolo ha fatto un ottimo lavoro. Ha giocato nel ritmo di Brindisi e ha vinto in ogni caso una partita perfetta. Possiamo andare magari con le immagini se riusciamo, però ragazzi, questa è Io bella della diretta perché il numero non l'ho abbiamo segnato, quindi chiedo cercato scusa alla in regia, ma qualche modo nessuno mi ha detto il numero, quindi di non posso poter. rispondere, non ce l'ho. Prego, prego. Sì, adesso arriviamo. Comunque, niente, non c'è problema. Non andiamo con le immagini della Virtus. Non è segnato, non è Non segnato. c'è problema, ragazzi, fa lo stesso senza immagini della Virtus, ne parliamo tranquillamente noi, anche perché comunque è stata, come dicevamo in precedenza, una sfida perfetta della Segafredo che ha giocato ad altissimi ritmi con 12 uomini, 12 su 12 Tutti sostanzialmente, impiegati. e ha superato in un modo o nell'altro sempre quota 100. Se nella prima partita alla Segafredo Arena la contesa non c'è stata, per i primi 20 minuti Brindisi ha alzato bandiera bianca. Nella seconda sfida, sempre in fiera, c'è stata una partita. Poi all'intervallo, ritornando in Certo, campo post certo. spogliatoio, Belinelli ha preso per mano la squadra, ha realizzato un parziale 18-0. Brindisi ha cercato di rientrare, ma rimbalzi e talento bianconero hanno fatto poi la differenza. Discorso diverso al Pala Pentasuglia, perché Brindisi ovviamente voleva cercare di vincere almeno una partita. La stagione comunque dei pugliesi resta positiva, Certo, hai ragione. ma tornando sempre al mix di gara 1 e gara 2, la Virtus è stata molto più brava e non è, secondo me, un dato da sottovalutare, perché anche Milano, che era nettamente più forte di Pesaro, ha comunque concesso una partita alla squadra avversaria. Penso che possiamo paragonare sia gara 1 Milano-Pesaro che gara 1 di Virtus-Brindisi per come è andata la storia. La Virtus è riposata un paio di giorni in più e adesso è concentrata per affrontare Tortona, che è il terzo budget del campionato, superiore di poco a Venezia. Dall'altra parte però c'è Sassari, che è stata una piacevole sorpresa comunque perché ha battuto la Reyer. Molto bene, allora abbiamo diciamo, utilizzato proficuamente il tempo per poter fare un riassunto della serie del quarto di finale di Virtus con Brindisi, ma adesso ci rioccupiamo di A2 e lo facciamo con le due persone che sono in onda, che sono Simone Campanati, che si occupa di comunicazione per Rimini Comunicazione e e marketing per marketing l'RBR. per RBR, e il collega Massimo Framboas che è uno storico cronista forlivese, se mi posso permettere il termine, che volentieri ospitiamo. Abbiamo in parte ospitato martedì scorso, ma ricorderete che il collegamento era molto difficoltoso e ciancicante perché erano i giorni più crudi dell'alluvione, l'acqua stava salendo e i collegamenti erano molto difficoltosi. Buonasera a entrambi se siete collegati. Sì, Buonasera, mi buonasera a sentite? voi, grazie. Sì, grazie a tutti voi. Allora, volevo chiedere, conosco abbastanza la situazione di Rimini, avendoci casa al confine, diciamo, fra Miramare e Riccione, e so che la situazione adesso a Rimini è abbastanza normalizzata, quasi totalmente normalizzata. Com'è, ma dopo ce la racconta, credo, Simone, con particolari. Prima di parlare di basket, com'è la situazione a Forlì, Massimo? Ma la situazione Forlì, devo dire, a parte che leggevo poco fa, nel Lughese hanno trovato la 12ª vittima dell'alluvione. In realtà la situazione Forlì è veramente molto complicata. Quello che si vede in televisione sembra un film, poi ti ci catapulti, In realtà è tutto scarponi, vero. Stivali e pala, e vedi i viaggi nella disperazione della gente, oltre al panorama discretamente surreale, diciamo così. Ma c'è ancora acqua in città? C'è ancora acqua in città, ci sono delle situazioni in cui non è possibile assolutamente spalare, perché prima bisogna cercare di togliere in qualche modo l'acqua. Oggi c'erano 32 gradi, Ce n'erano paradossalmente a pochi meno a peggiorare la Bologna, quindi era caldo anche da situazione. noi. Paradossalmente peggiorare la situazione perché tutto il fango poi si Si cementifica solidifica, e certo.
ed è un dramma. Ci sono ancora famiglie che devono essere raggiunte o col gommone o con l'elicottero per avere dei pasti, insomma. Quindi, situazione veramente surreale. Senti, il palafiero come si chiama adesso? Un Euro Un Arena, euro credo. arena, sì. È base operativa dei veicoli di soccorso, quindi è questa anche una ragione per la quale, perché dopo poi verremo a parlare di basket, chiaramente. Sì, no, ti confermo. Guarda, infatti sabato pomeriggio, quando ha fatto indetto la conferenza stampa Unieuro, l'abbiamo dovuta tenere, l'hanno tenuta nell'area Hospitality anziché nella solita tradizionale sala stampa, perché al piano di sopra c'era la conferenza stampa live del comune, e entri dentro al palafiera, varchi il cancello, c'è tutto il dispiegamento di mezzi della protezione civile, gommoni, pompe, camion, qualcosa che stordente per certi punti di vista, però c'è tantissima solidarietà. Siamo un po' tutti storditi, ma nessuno ha perso l'occasione per dare una mano. E posso confermare da tutta Italia: c'è gente che è venuta in autostop da Genova. Ci sono adesso. Io ho mio figlio che gioca nell'Under 15 del Caossi. Domenica siamo a un torneo a Zocca, e ci hanno chiesto di andare su con un pulmino 9 posti vuoto, perché ce lo vogliono riempire di beni di prima necessità, insomma, per i ragazzi di Forlì. Quindi torneremo giù con un camioncino pieno di con un pulmino pieno di materiale, ecco. Sono Quindi le belle cose che, diciamo, che scatenano purtroppo le tragedie, ma queste sono cose molto belle. Ecco, poi torniamo subito alla pallacanestro, perché Rimini è appena uscita e Forlì invece è in piena corsa. D'altra parte l'abbiamo raccontato in tutte le puntate, tutte le 32 puntate di questo talk show, gli obiettivi delle due squadre romagnole erano evidentemente diversi. Poi c'è purtroppo chi sta peggio, che è Ravenna, che purtroppo è andata all'indietro. Allora, invece, per quanto riguarda Simone, la città è libera in questo momento, i sottopassi sono liberi perché Rimini e Riccione sono attraversate dalla ferrovia e i sottopassi spesso si allagano, diciamo. Ne parlo come se fossero di un'unica città, ma in effetti poi la linea di continuità è molto forte, diciamo, fra le due località. certo, sì, Rimini è libera, è tornata alla normalità. Ovviamente stiamo parlando di una città che non ha avuto quello che non ha subito quello che ha subito l'interno della Romagna, quindi non ha subito quello che ha subito Forlì, Faenza. Qua, diciamo che Riccione è stata quella un po' più colpita, però a parte le inondazioni sulla spiaggia, direi che siamo stati molto fortunati. Molto bene. Quindi sento parlare Massimo, siamo vicini come società, sono vicino a quello che è successo nella Romagna, all'interno della Romagna. Lo abbiamo dimostrato anche domenica al Flaminio insieme alla tifoseria di Treviglio. Sì, assolutamente. È così. Allora, andiamo sull'attualità. Partirei da Forlì semplicemente. Poi ricordo la regia che abbiamo, un po' di grafica e delle Una grafica su immagini. Forlì e Allora, immagini, su ovviamente, Forlì Forlì magari e Rimini. cominciamo dalla grafica che è la 11, che fotografa, diciamo, i dati essenziali della partita che si è giocata. Poi sull'aspetto anche del viaggio in Emilia di domenica, tuo Massimo con tuo figlio ci torniamo volentieri. Prego, Francesco. Ho messo come sempre tre caratteristiche della partita, ieri vinta per 60-73 dell'Unieuro in casa dell'Umana San Giorgio Chiusi. Intanto, come è finito il primo quarto? 10-25 per gli ospiti. La media dalla corta media distanza, sostanzialmente da 2, 7 su 22, quindi il 32% per Chiusi, 19 su 3 invece, quindi 58% per gli ospiti. E poi ho segnato questa ormai caratteristica che io utilizzo spesso e volentieri per Forlì: punti meglio distribuiti per l'Unieuro. Adesso vado, sempre se internet mi assiste, a raccontarti, amici da casa, il tabellino per quello che riguarda i biancorossi. Benvenuti, 9 punti, 5 punti per Cinciarini, 17 per Edrian, 5 per Adonic, 13 di Penna, 4 di Gazzotti, 8 di Pollone, 12 di Valentini. Insomma, quelli che hanno giocato sono andati a referto con anche un bel bottino, e quindi prima di passare la palla sostanzialmente al collega,
Lega. Ne approfitto anche per fare complimenti a Nathan Adrian, che è stato eletto, ma l'abbiamo detto spesso e volentieri, anche noi, miglior straniero del campionato di Serie 2. E non a caso, ne approfitto già per dare appuntamento agli amici da casa nel quintetto base, anche questa settimana l'11 dell'Unieuro Forlì è presente. Più o meno ho detto bene o ho sbagliato qualcosa? No, non è sbagliato assolutamente nulla, tutto preciso, esattamente, diciamo, hai letto, hai fatto le carte alla partita a posteriori, ecco, tutto corretto. Immagino che sono il numero 12, Regia, vai pure Massimo, scusami. Diciamo che la grossa differenza rispetto magari a una gara 1 dove Forlì è stata clamorosamente sorpresa nei primi due quarti, dove ha tirato con un miserrimo 8% dall'arco di 6,75%, in questa gara 2 è scesa in campo con un piglio decisamente diverso e una piccola annotazione probabilmente da aggiungere ai numeri che dicevi prima è che in tutto questo non si è assolutamente avvertita l'assenza di Sanford, cosa che questa è un po' una caratteristica della squadra di Coach Antimo Martino in questa stagione, dove è veramente il gruppo, la squadra e la crescita che la squadra ha avuto nel corso di questa regular season straordinaria, stratosferica. Ricordiamo Forlì nel girone giallo, dove ha incontrato tutte le squadre migliori del girone verde iniziale, quindi degli altri, ha perso solamente una partita su 6 e di poco, con il tiro della vittoria in mano. Quindi è tutto frutto di una crescita, di un gioco di squadra nel quale l'assenza di Sanford in maniera abbastanza clamorosa non si avverte. È stata quasi occultata. Esatto, assolutamente. Questo grazie anche ovviamente all'ottima prestazione di Valentini e di Penna, che non hanno assolutamente fatto avvertire la sua assenza lì sugli esterni. Poi è chiaro che di fronte c'è una Chiusi che ha conquistato il diritto a partecipare ai playoff veramente nell'ultimo minuto, cioè veramente al minuto 39 nella partita con Trapani, l'ultima disponibile per prendere il treno playoff. E quindi mi aspetto, adesso non si sa ancora le tempistiche di Sanford, mi aspetto che l'assenza di Sanford, qualora dovesse esserci, qualora Forlì ovviamente arrivi in semifinale, si possa avvertire contro una Udine o anche contro una Cividale. Certo, il bello della pallacanestro. Non pensare di avere vita molto più facile con Cividale che non con Udine, questo te lo dico perché assolutamente conosciamo no, perché bene tutti Stefano Pilastrini. Ricordo tra l'altro Stefano Pilastrini, migliore allenatore esatto. del campionato e tra l'altro una delle poche squadre che in regular season è passata a Palafiera. Quindi, giustamente. Per fortuna è passato un po' ovunque Cividale. Direi forse anche qua. Prima di commentare. No, direi certo. Forse, purtroppo abbiamo perso all'andata e al ritorno. Non ricordo bene comunque a Madison di Piazza Garibaldi. Prima di commentare Rimini, Massimo, ancora una cosa rispetto alle immagini che abbiamo appena visto. Ci si riferiva esattamente. C'era un verso di Romagna Mia nelle magliette. Sì. E ci si riferiva a che cosa esattamente? Era l'inizio dei playoff per presentare il post-season. Lontan da te non si può star, ovviamente Unieuro ha voluto riprendere il frame della canzone da utilizzare ovviamente con il senso di vicinanza ovviamente alla squadra in questo momento di playoff, in questa fase della stagione, anche perché ricordo da inizio stagione quando chiesi al presidente, alla presentazione, al presidente Nico Santi, sappiate che da quest'anno Forlì, la piazza, vi chiederà la Serie A, lui ha risposto, concettualmente siamo pronti, vogliamo prima però riempire l'Unieuro Arena e questo lontan da te non si può star era in quel senso. Poi sicuramente ha acquisito anche un altro significato purtroppo nel corso degli eventi, ricordo ieri sera in occasione di gara 2, 700 persone dentro al Cineflash a Forlì in Popoli a seguire la partita di iniziativa che se non sbaglio sarà replicata anche domani per gara 3. Anche domani sera assolutamente sì per gara 3. Tutte robe che tengono anche alla comunicazione di cui fra un attimo parleremo ovviamente anche
con Simone, devo dire che i cori spontanei di Romagna Mia in giro per le strade della Romagna, di gente che spalava, hanno fatto riscoprire questa canzone storica anche in giro per l'Italia. Mi è capitato anche personalmente di commentare la cosa collegata con TG, lontani anche come realizzazione e effettuazione da Bologna e dalla nostra regione. E, se vuoi, Simone, possiamo cominciare anche dal fatto che il playoff è un fatto anche di comunicazione, che anche la tragedia può essere un fatto di comunicazione positiva, come la gente che ha cantato Romagna Mia assolutamente ha dimostrato, e che il playoff vi ha visto scontrarsi con una realtà molto più forte di Rimini, obiettivamente molto più quadrata, benissimo allenata, fatta da un coach che è nostro amico, che è Alessandro Finelli. Avete compiuto anche un'impresa, diciamo, nel corso del playoff stesso. Poi alla fine Treviglio è più forte, costruita in qualche modo per competere con Forlì e con le altre grandi del nord per la promozione. Ma il bilancio mi pare che sia del tutto positivo della vostra stagione, dimmi se mi sbaglio. E anche gli applausi di fine partita, sì, testimoniano quello che avete fatto, quello di eccellente che avete fatto. Esatto. Mi correggo. Assolutamente, il quadro è esattamente così. Credo che sia stata una storia bellissima questo playoff con Treviglio, per come è iniziata, perché vincere a Treviglio gara 1 è stato sorprendente, e vi assicuro che vivere quelle emozioni in quella gara 1, l'ho scritto anche in un post dove il giorno dopo mi sono svegliato e ho cercato di raccontare tutte le emozioni che ho vissuto fuori dal campo, vedendo 7 giocatori che da 2 mesi si allenano con dei ragazzini, ovviamente, che sono delle giovanili e che non possono far parte della squadra, quindi 7 giocatori che giocano continuamente da 2 mesi da soli, vedere vincere una partita così, dove tra l'altro siamo stati sotto forse 3 minuti, con 100 tifosi sopra la nostra testa a non smettere un secondo di cantare, e chiudere questa serie dove, come hai detto giustamente, Treviglio è una corazzata costruita per vincere, nettamente più forte, oltretutto, certo, con tutto quello che ci siamo detti adesso, chiudere una serie con le 2 tifoserie che cantano insieme in mezzo al campo, penso che sia stato qualcosa di emozionante e riduttivo, ma semplicemente perché continuano ad arrivare messaggi da Treviglio dai nostri tifosi, di oltre che di solidarietà ovviamente per tutto quello che è successo, ma di veramente che danno una speranza a quello che è lo sport e il valore dello sport. Quindi credo che sportivamente parlando c'è poco da dire, nel senso che Treviglio è... Regia, scusa, immagini numero 10, prego, prego, vai avanti tranquillo, Simone. Sì, no, dicevo che sportivamente parlando c'è stato poco da dire, c'è solo da dire che ci sono 7 giocatori che vestivano la maglia biancorossa, che hanno dato veramente tutto, guidati da Mattia, che ha fatto secondo me un'altra stagione meravigliosa, soprattutto facendo esplodere alcuni giocatori come Simon Anumba, che Massimo conosce bene, e quindi una stagione super positiva. E come avete detto voi, finire al Flaminio con quel pubblico che canta per un'ora dopo la fine della partita, facendo credere alle persone che non erano al Flaminio che la partita fosse andata in maniera diversa, sembrava che Rimini avesse vinto, è qualcosa che non so dove si sia visto. Ecco. No, è giustissimo, e penso proprio, ripeto, mi dispiace molto per Ravenna, ma penso proprio che la Romagna abbia dato e stia dando un'immagine notevole di solidità cestistica. E poi tutti i discorsi che abbiamo fatto e che faremo relativamente all'alluvione e a quello che ha significato per lo sport e quello che lo sport sta significando per uscire dall'alluvione, restano anche questi una bellissima testimonianza. Volevo tornare un attimo da Massimo, perché c'è stato anche questo curioso caso di Cento col presidente che smentisce la sua società, no? Rispetto all'atteggiamento da tenere nei confronti di Forlì. Vi aspettavate una situazione del genere? Io vi confesso, Francesco lo sa, ho provato a sentire se il presidente Fava volesse intervenire con noi. Tra parentesi,
in questo momento la Fortitudo è nettamente favorita. Cento che come ricorderete bene, poi voi la due la fate e la seguite anche più di noi. Cento è andata vicino a vincere la Coppa Italia, poi dopo è andata in arretramento probabilmente perché le forze sono un pochino venute a mancare. Sì, la benzina era finita. La benzina era sostanzialmente finita. La Fortitudo è diventata adesso la favorita, anche perché c'è Banks di mezzo, che indubbiamente un apporto di qualità e di equilibrio alla squadra lo sta dando tutto. Questo, la Fortitudo è un po' una mina vagante, positivamente parlando, del playoff. Però torniamo un attimo al tema di un presidente che smentisce il suo management e appoggia le iniziative di Nico Santi, perché non è che si veda tutti i giorni. Tra l'altro rapporto interrotto tra Cento e Ivan Belletti. Esattamente. Nella giornata di ieri. Sì, nel giro di poche ore, prima diciamo così, l'attacco ad personam e poi la chiusura del rapporto. Volevo velocemente, concedetemi l'opportunità di aprire e chiudere una parentesi e rinnovare, perché non voglio perdere mai l'occasione, i complimenti a Campanati, a Simone, perché se è oggettivamente successo quello che è successo a Rimini, per cui la gente magari pensava che avesse vinto, è il frutto del lavoro che io da esterno, da ufficio stampa di una società concorrente, ho avuto modo di apprezzare fin dal momento della nascita, fin dai primi vagiti, perché io con i Tigers ho incontrato prima gli ultimi Krebs e poi la rinascita basket Rimini, e solo complimenti, perché oggettivamente c'è solo da fare i complimenti. Grazie Massimo. A Simone, ovviamente, a Davide, a tutta la dirigenza. Certo. Per quanto riguarda Cento, clamoroso, quando si dice la toppa peggio del buco, cioè abbastanza clamoroso, anche perché uno poteva anche con nonchalance passarci sopra, evidentemente direi c'erano degli attriti, per cui si è colta la palla al balzo, anche perché è chiaro che ha stigmatizzato alcune posizioni di alcune società la dirigenza forlivese, puntando il dito ovviamente su Agrigento, Cremona appunto e Cento, dalle altre parti nulla è successo, come giusto che sia, quindi direi che è stata accolta evidentemente la palla al balzo, ecco, qualcosa cova sotto le ceneri. Sì, la cosa che dispiacerebbe è che la provincia di Ferrara perdesse tutte e due le realtà nel medesimo momento, e mentre per Ferrara purtroppo le avvisaglie c'erano, è inutile starsi qui a nascondere dietro un dito, a me Cento sembrava una realtà onestamente solidissima vista da fuori. Quello che è successo mi induce a pensare che forse qualche problemino esiste, diciamo, no? Spero che non sia così, Io fra l'altro ho metà famiglia centese, come ho già raccontato più volte, quindi sinceramente non posso avercela con Cento. Spero onestamente nemmeno io, perché comunque anche Cento è una bella realtà, ha fatto tanti anni di B, insomma, si è tolta anche delle soddisfazioni nel non lontanissimo 2014 con la Fortitudo, insomma, sta assaporando una buona Serie A 2, ha fatto un bellissimo campionato anche Cento, e, insomma, sarebbe veramente un peccato, ecco. Volevo chiudere questa, che è stata obiettivamente molto carina, molto interessante, anche per gli aspetti di congratulazione reciproca fra i due ospiti, che testimoniano intanto della loro, come dire, onestà intellettuale, ma anche dei buoni rapporti che intercorrono oggettivamente, diciamo, in questo momento in particolare fra tutte le terre romagnole. Non è sempre così, perché capita anche in Emilia che ci sono due città vicine che non si sopportano, e capita anche in Romagna. Diciamolo, insomma, mi sono divertito a commentare Forlì Rimini quest'anno, ecco, con le cronache mi sono divertito, è chiaro, ovvio. E se pensiamo all'inimicizia fra Rimini e Cesena, per esempio, sul calcio, che i nostri colleghi che si occupano di calcio su Icaro TV ben conoscono. Volevo chiedere a Simone se ci sono iniziative estive che voi mettete in campo sul piano della comunicazione e della diciamo affratellamento sempre maggiore fra la città e la squadra, o che cosa avete volo in pentola eventualmente per il discorso della ripartenza, quando cominceranno i bagnini a togliere gli ombrelloni, insomma, dal mare si ricomincerà a parlare della stagione. Allora, guarda, ho appena fatto una riunione stamattina con Davide e si iniziava a parlare un po' ovviamente di campagna abbonamenti, ma giusto per dirci proprio a livello di comunicazione cosa raccontiamo adesso a settembre, certo, certo. E quindi questo è stato un primo passo.
No, in quest'estate, guarda, ti dico, ho appena finito un progetto che è alla terza edizione, che è la RBR Sportim Academy, dove abbiamo la volontà di creare e formare dei manager nella modalità in cui lavoriamo noi, cioè insegnare il nostro lavoro. Ha avuto un bel successo ed è una cosa su cui continuerò a lavorare anche durante l'estate. Per il resto ci godremo un po' di mare, poi penso che inizieremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Non ci fermiamo mai come tutti, immagino, no, Massimo? Alla fine per comunicare serve lavorare tutto l'anno e avere sempre idee. Per il resto ti invito a invitare Davide Turci perché su tutto quello che riguarda la società, Certo, la squadra è assolutamente. la persona più adatta. No, ma noi come sai andremo in onda anche nel corso di giugno perché dobbiamo seguire ovviamente le Certo. squadre che da una parte, cioè in una categoria e nell'altra, cercano di arrivare più in alto possibile, mettiamo così per non portare sfortuna, questo riguarda Forlì, riguarda la Virtus, riguarda anche la Fortitudo in questo momento, perché cioè, a proposito di rinascita, c'è una bella rinascita sul piano tecnico in questo momento, no? Quindi è assolutamente così, io volevo Io dopo veramente ringraziare. interrei Prego. loro due per altri 30 secondi a No, testa per vai, fare un gioco. giusto. Quindi le due squadre che secondo voi Vanno su? Una vanno su, quali sono? Prima Massimo e poi Simone. è stata alluvionata. No, mi riferivo, non potevo citare la città di Massimo, perché se no lui No, giustamente mi dava del oddio. menagramo. Non lo so, da quella parte di tabellone, onestamente dire chi viene fuori, ecco. Comunque sia, chi viene fuori da quella parte di tabellone, si dovrà vedere con Cremona, che credo che sia assolutamente la favorita numero uno per la promozione nell'NBA, mentre dal tabellone argento io credo che Cantù non abbia, insomma, goda dei favori del pronostico. Cremona e Cantù. Secondo Simone? Simone? Io su Cremona sono d'accordo e vi dico che Cantù sicuramente favorita, mi auguro dopo quello che è successo domenica tanta fortuna a Treviglio perché oltre al fatto che stimo molto Finelli, penso che per quello che hanno creato anche al Flaminio con noi si meriterebbero questo sogno. Guarda, sono d'accordo perché Alessandro secondo me ha avuto meno carriera di quella che la sua persona, la sua qualità professionale vale. Quindi credo che se facesse questo colpo sarebbe veramente una persona che se lo merita. Potrei dire anche Stefano Pilastrini, ma non ha obiettivamente una squadra che possa arrivare a quel livello come qualità. Mi pare che Questo testimonierebbe sì. che noi come trasmissione, ma come TV, portiamo fortuna ai nostri ospiti. È quasi una certezza. Va bene, ragazzi, grazie davvero. E Grazie io ragazzi. con Massimo ho un appuntamento da Liberio, che è un posto da cappelletti e da piada con la Massimo, fetata. fai pagare Alberto però, mi raccomando. Estendiamo tutti. Ah, Sì. guarda, con gli porti. Porto Ricordo tra Spelardi. l'altro essere un grandissimo tifoso della Fortitudo. Assolutamente. E infatti ci vado un po' a malincuore, però considerata la qualità del cibo e il rapporto qualità-prezzo, ben volentieri. Posso svelarvi che se Liberio verso Cervia è uno dei posti preferiti di È Mattia fra Cesena e Scarpa. Cervia, sì, Assolutamente, esatto. via Esatto, confine, esatto. via confine. È così, è così. Esatto, è uno dei posti preferiti da Mattia Ferrari. Molto bene. Abbiamo fatto anche un po' di recensioni di ristoranti che, diciamo, per noi A iscritti posto. all'ordine non sarebbero così consentite, ma nel nome del cappelletto e del ragù si può fare qualunque cosa. Buonanotte, ragazzi. Grazie a voi, Grazie. buonanotte. Ma un giorno Massimo, parleremo se i ciao. tortellini sono più buoni dei cappelletti o viceversa. Allora, il tortellino è nettamente buono, però appena vado a Rimini mi sbranano. Esatto, infatti Ma avete detto te, gli unici che vi sono io espresso. sostengo questa tesi e do un importante supporto riminesi, Maurizio Ferro, che però ha abitato a Bologna tantissimi anni, quindi siamo un po' Per convertiti. dare benvenuto al nostro prossimo ospite, Sì. possiamo fargli questa domanda. Sì, ma lui però è senese, ha delle altre specialità, insomma. Buonasera Umberto De Santis, Pianeta Basket. E grazie per il nostro ampio preavviso che ci saremmo collegati 30 secondi prima di chiamarlo. Ci sei Umberto? Pronto? Mi dicono che ci sia. Pronto, ci sono. Eccoci, ciao Ti Umberto, sentiamo buonasera. tutti? Oh,
Buonasera a tutti. Tu sei ancora in Uzbekistan? No. No, sono ritornato dall'Uzbekistan, ma è giusto in tempo per parlare con voi. Ma allora è perfetto. Hai festeggiato per la vittoria del Real Madrid, perché non abbiamo parlato, ma aspettavamo te per dialogare un po' di Eurolega. Ma sai, Real Madrid ha fatto veramente una grande impresa in 27 giorni, passando dallo 0-2 col Partizan a Belgrado a questa straordinaria vittoria. Diciamo, noi abbiamo scritto che ha avuto qualche favore dalla Eurolega, ma è altrettanto vero che nei due minuti finali della partita, della finale con l'Olympiacos, non è riuscita a segnare canestro. Addirittura c'è stato un episodio in cui Tavares stava andando a schiacciare, Canaan gli ha spostato il braccio e gli ha fatto perdere la palla, che è andata fuori. Era un nettissimo fallo, era due liberi per il Real Madrid e gli arbitri hanno dato la rimessa all'Olympiacos. Quindi non si può dire fino in fondo, diciamo, che c'è stato un aiuto davvero concreto per il Real Madrid. È andata in quel modo. Il problema grosso è che non sono riusciti a fare un canestro in due minuti i greci. È la fotografia, quello è. Ma hai ragione. E la fotografia del finale della partita sta nell'azione in cui difensivamente Coser dà una botta, dà un cazzotto a Walcap. In quel momento lì si capisce che l'intensità della difesa madrilena è talmente forte che involontariamente gli dà un cazzotto, però gli fa una pressione addosso e quell'altro non è più in grado di reggerla. E questa è la fotografia dell'ultimo quarto. Poi c'è Sergio Rodriguez, che io sono convinto che se fosse rimasto a Milano le Final Four forse le faceva Milano. No, senza forse, anche io sono d'accordo con te assolutamente. A proposito di Matteo e di quello che poteva capitare a Madrid e non è capitato rispetto a Sergio Scariolo, ho quattro punti e ti prego su tutti di essere il più sintetico, dettagliato ma sintetico possibile. Allora, la posizione di Scariolo rispetto a Raptors e alla Virtus, alla quale lui forse ha chiesto o gli è stato probabilmente offerto un prolungamento di contratto. Le 18 squadre di Euroliga che rimangono probabilmente quelle, stando a quello che ci ha fatto capire Glicksman. È alla rinuncia di Gran Canaria. È alla rinuncia di Gran Canaria, giustamente. Marco Ramondino in Virtus è uscito oggi su Stadio, non so se l'avete visto, sullo stadio territoriale, diciamo, se l'avete visto anche a Siena. E l'intervista ieri di Gianluca Moratore e i colleghi di Rete 7, Alessandro Bonora e Balduini, con alcune cose raccontate che hanno suscitato critiche positive ma anche negative in buona parte della tifoseria della F. Allora, partiamo da Scariolo Madrid chiuso il discorso, perché rimane. Allora, Scariolo è in una botte di ferro, ha il contratto per un altro anno a Bologna, con la Virtus, sì. Dove probabilmente le cose non sono così lisce come sembrano o come si vuol far sembrare. Bene, ci sarebbero anche qualche degli attriti fra Scariolo e una parte della dirigenza, per non dire il gran capo. Certo. Bene. E quindi questo dà la stura a considerazioni, a cose particolari. Certo, i Raptors sono venuti. Certo, con Real Madrid ci ha parlato, perché non l'ha negato nessuno la cosa. È evidente però che dopo le dichiarazioni di Florentino Perez, Matteo è diventato intoccabile. È così. Quindi è in quel modo. Quindi abbiamo la possibilità che Xavi Pascual vada a Barcellona o all'Efes. Se dovesse scegliere il Barcellona, è probabile che Trinchieri vada in Turchia. E quindi abbiamo levato tutti i potenziali. Scusami, Umberto, sì. Trinchieri con Baiesi o senza Baiesi, secondo te? E questo è da vedere. Okay. Questo è da vedere. Questo cioè, fa parte di una serie di cose che sono ancora da mettere in discussione, perché le posizioni del general manager vengono viste solo dopo la fine dei campionati. Giusto, giusto. Corretto.
come De Benedetto a Brescia in questo momento, no? Per dire, ora gira tutto intorno al fatto se De Benedetto rimarrà o non rimarrà a Brescia, e da lì a cascata verranno tutte le scelte. Quindi abbiamo l'Efes che potrebbe prendere Trinchieri, perché Ataman se n'è andato in Grecia. Okay. E quindi sostanzialmente potrebbe anche rimanere tutto così a Bologna. Stiamo sul tema allenatori. Marco Ramondino in Virtus ha una qualche chance? Ti premettiamo che abbiamo cominciato la trasmissione con Ferenc Bartocci, che è un collega, come sai, oltre che un amico, e Bartocci ci ha semplicemente detto che Ramondino ha un contratto fino al 2027. E che stanno pianificando qualche settimana e stanno pianificando anche il futuro, quindi a lui non risulta minimamente che Ramondino possa muoversi o abbia idea di allora, Ramondino non è in discussione, sì. Quindi è a casa sua, fa parte di un progetto pluriennale insieme allo stesso Bartocci, fa parte del progetto insieme al nuovo palazzetto. Bene, la conduzione della squadra è stata fatta nel migliore dei modi. Il percorso è eccezionale per una società che solo pochi anni fa si poteva nemmeno immaginare un esploit del genere, ma d'altronde i soldi fanno la differenza, come proprio noi a Siena possiamo garantire che è stato. Hai ragione, apprezzabile anche l'autoironia sulla città. Senti, le 18... No, va bene, ti posso dire che quando nel 2010... Bene, quando la Menzana Montepaschi vinceva lo scudetto con un budget di 20 milioni, bene, e la seconda arrivata aveva un budget di 9. Quindi voglio dire che poi vincesse tutte le partite, o quasi, diciamo che è quasi normale, indipendentemente da considerazioni su arbitri a favore, arbitri contro, soldi a nero per pagare i giocatori, non soldi a nero, voglio dire, il budget, quello ufficiale, quello che si legge nei bilanci delle società, dava questi numeri. Sì, sì. Quindi i soldi sono importanti, a Tortona ci sono, il progetto va forte e tutte le componenti sono in perfetta armonia. Tant'è vero che leggere la stampa di Tortona è una delle cose più noiose che c'è in questo momento. Una rottura di scatole pazzesche. Hai ragione. Salutiamo i colleghi che sono sulla Bertram. 18 squadre in Eurolega che rimangono tali. Te lo aspettavi? Sì. Te lo aspettavi? Sì, 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 sì. Perché non sono molte. Per giocare in Eurolega anche di pessimo livello ci vuole una quantità di soldi. Verissimo. Quindi, e l'ASVEL l'ha dimostrato quest'anno. Il Khimki l'ha dimostrato qualche anno fa vincendo solo due partite. Quindi per fare anche un'Eurolega di scarso livello ci vuole una quantità di soldi, e sono poche ormai le società rimaste fuori tra quelle che se lo possono permettere. Diciamo che ci poteva essere un problema per la Virtus Bologna soltanto se fossero stati riammessi i russi. Quindi a quel punto dovevi trovare il posto per il CSKA e almeno per lo Zenit San Pietroburgo, insomma. Perché il Khimki non c'è più, però il Kuban ti ha fatto vedere che c'è, certo. È tutto, certo. E quindi dovevi trovare almeno un paio di posto per i russi, ecco. Khimki 30, ma comunque 70. Loro arriveranno a 20. Ok, in futuro sarà così. No, ti chiedevo, siccome dobbiamo chiudere, se ti tieni 30 secondi per Muratori, io dico che le sue opinioni sono legittime come quelle di chiunque altro, però mi pare un po' alto sinceramente il prezzo chiesto per la vendita della Fortitudo. È impossibile la sua uscita, perché è lui che ha garantito l'agenzia delle entrate, eh? Mi risulta che sia così. Beh, allora, io sono un po' all'oscuro di queste ultime cose, perché ovviamente in aereo le notizie non arrivano. Non c'era, certo. Bene, ecco, quindi però posso fare una considerazione di fondo. Pavani ha fatto una scommessa in Serie A. Bene, ha scommesso che avrebbe avuto il pubblico in tutte le partite di 15 partite di campionato e in tutte le partite di Coppa dove si era iscritto. C'è stata la pandemia. Bene. La pandemia ha chiuso i palazzetti. I soldi veri, quelli pesanti della Fortitudo, venivano dal palazzetto, non venivano dagli sponsor. Quindi era facile capire
che non si poteva mantenere la squadra che si era fatta con gli stipendi che si erano promessi senza gli incassi, e quindi era facile capire che ci sarebbe stato un deficit. Non ci voleva le spie che te lo raccontano, Einstein, bene, è una cosa molto, è il 2 più 2, il conto della serva, come lo vogliamo chiamare. E quindi sono stati accumulati tutta una serie di debiti, questi debiti comunque alla fine vanno pagati. Bene, è un caso virtuoso perché la FIP ha fatto in modo che la Fortitudo arrivasse a questo punto, perché poteva anche tranquillamente decidere di mandarli a casa, di fargli fare la fine del loro basket, insomma. Ora, personalmente, io sono convinto che bisogna sempre salvare tutti. Bene, perché non è giusto che una squadra lasci perché c'è stato un errore praticamente dirigenziale, per quanto grosso possa essere. Bene. Però rimane il fatto che il regolamento attuale in teoria mandava a casa anche Varese, certo. E hanno deciso di salvarla. Sì, certo. Tant'è che Varese ha rinunciato ad andare al collegio di garanzia dello sport, perché il collegio di garanzia dello sport l'avrebbe mandata in promozione. Perché il collegio di garanzia. Sei forse l'unico che lo dice, ma è così. Tienti, scusami, le altre considerazioni per martedì prossimo, quando sarai anche più, come dire, fresco, perché noi purtroppo dobbiamo chiudere. Ma è stata interessantissima la tua ricostruzione. Grazie, grazie soprattutto per l'attestato di affetto, perché abbiamo recuperato nel migliore dei modi, con le vicende, chiamiamole così, alla larga di mercato, anche la fase finale di questa 32esima puntata di Basket on Air. Buonanotte Umberto, grazie. Umberto De Santo. Buonanotte a voi, ciao. Grazie. Il quintetto e poi tutti a nanna. La prossima settimana ti parlo della Fortitudo, la prossima settimana recupereremo gli ospiti che oggi non sono riusciti a collegarsi. 30 secondi per far vedere l'ultima grafica, parlo direttamente con la regia, quintetto ideale per questo fine settimana. Johnson, 23 punti, ormai anche lui un cliente numero 13. Fisso, 16 valutazioni, 35 minuti di impiego. Ho inserito Bellinelli, Cucci, Eden e Scenghiglia a completare il quintetto magico. Ovviamente non sono allenatore, infatti la squadra è sbilanciata in una maniera incredibile. Bellinelli, 18 punti 20 minuti e 10 di valutazione in gara 3, Cucci in gara 2 e gara 3, 17 punti e 14 rispettivamente nella seconda e nella terza sfida con la Tramec 100, Scenghiglia 17 punti 25 minuti, 25 di valutazione anche lui nella partita del Pala Pentassuglia, ed Edirne, ne abbiamo parlato in precedenza, straniero più forte del campionato di Serie 2 o Duel West, anche nella serata di ieri 17 punti, 29 minuti di impiego, 14 valutazioni, ormai lui e Johnson sono clienti fissi in qualche modo per far sentire a casa il nostro Jazz la settimana prossima, anche se non gioca Rimini, lo scherò comunque. Lo teniamo fisso. Devo dire due cose, una scemenza. Cucci, Valerio Cucci, nella foto che abbiamo appena visto, sembra un po' il nipote di Italo Cucci. Gli rassomiglia. Italo, ragazzi. Cucci, Valerio Cucci, siamo lì, dai. Grande Valerio, ti abbraccio. Complimenti a Cucci, perché comunque sta facendo un ottimo parziale di stagione. E qui sono serio. E per quanto riguarda il connubio basket calcio, se fossimo riusciti a parlare con Fabio Bazzani, gli avrei fatto un complimento, perché domenica, commentando Torino-Fiorentina, a un certo punto, quando il cronista, lui era seconda voce, parla della rincorsa al Monza da parte di Torre Fiorentina, Bazzani gli obietta: ma veramente c'è anche il Bologna. Bravo Fabio, speriamo di collegarci la prossima settimana con te per parlare del tuo F. Grazie Francesco. A te Alberto. Grazie alla coppia in regia, che non svelo chi è, perché sennò dopo i fidanzati e le fidanzate si arrabbiano, però non è una coppia, è una coppia d'oro. Continuate a seguire la programmazione del canale 18 di Icaro TV, e noi ci vediamo per la puntata numero 33, ovvero gli anni di Cristo, la prossima settimana. Ciao. Olè, così, ciao a tutti.